tanto entusiasmo e un grande successo di pubblico ha caratterizzato il ritorno della tradizionale festa patronale tanto cara alla città di Fossombrone, quella di Sant'Aldebrando. Dopo lo stop forzato per la pandemia, i cittadini forsempronesi e residenti dei paesi limitrofi sono tornati a vivere, dopo anni, un ricco programma di iniziative partite lunedì 1 maggio. Sant'Aldebrando è il 1 maggio, poi l'abbiamo portato nei vari quartieri e come ogni anno, prima della pandemia, concludiamo in un quartiere. Quest'anno abbiamo qui festeggiato a Piancerreto, un quartiere particolarmente attivo, sensibile, hanno fatto tanti fiori anche di carta, e abbiamo trovato la struttura della Croce Rossa per poter stare tutti insieme. È veramente una comunità viva, e simpatica e generosa. A fine mese avete donato anche un quadro del ponte al Vescovo. Ecco, è stata l'occasione questa anche per salutare il nostro Vescovo Armando, che partirà, perché abbiamo un nuovo Vescovo, Andrea, e far ricordare Fossombrone gli abbiamo regalato un quadro, una foto con il ponte della Concordia, che è qui caratteristica di Fossombrone. Una festa che ha voluto coinvolgere tutti, che con piccoli gesti hanno contribuito a rendere unica l'importante ricorrenza. Poi l'accensione dei fuochi e la banda di Fossombrone, che ha lietato con le sue note l'intera serata. In quanti avete lavorato a questa festa? Fra uomini e donne circa una decina di persone. Mattina, sera, giorni festivi, sempre. Circa un mese e mezzo, due mesi che lavoriamo. Avete preparato però anche dei dolci qua, vedo. Tantissimi dolci, e addirittura una nostra amica ha fatto un dolce proprio dedicato al santo, Sant'Aldebrando. Che dolce è? È una crostata però particolare. Beh, direi che è un bel ritorno questa festa, diciamo, dopo anni, dopo il Covid, una bella soddisfazione. Sì, una bella soddisfazione, dopo 8 anni il santo è ritornato nel nostro quartiere e abbiamo organizzato questa festa per poter festeggiare anche la fine del Covid.